Sono più volto naturalmente di lanciare quella dei tuoi ex compagni di squadra, il sorriso. No, ti dico, mi dispiace tanto, io dico la verità, mi sono caduto per terra lì in aria, non mi sono caduto da solo, no? Penso che mi dispiace tanto perché è stato una trascendenza, sì, ma può darsi che l'arbitro l'ha visto così, perché pure io il primo tempo per esempio mi sono incavolato con l'arbitro quando mi ha dato un fallo contro, perché stavamo prendendo io e Davide insieme. Poi secondo me il 90esimo lui l'ha visto il rigore, mi dispiace tanto, però per me, secondo me, era un episodio molto difficile che io non mi sono caduto per terra da solo, che secondo me giusto pure così. Come cambia il campionato del Cesena, come cambia quello del Chievo e della classifica della Serie A dopo questa partita? No, ma io di Chievo non penso che cambia, perché penso che Chievo è una squadra molto difficile affrontare, è una squadra molto preparata e poi pure oggi ci ha messo in difficoltà, però io penso che adesso Chievo, secondo me, dopo questa sconfitta, secondo me adesso, perché mi hanno detto che giocano con Parma e Fiorentina, che secondo me pure che hanno 31 punti, secondo me possono salvare pure tranquillamente. La nuova vita di Aaron Bogdani al Cesena come prosegue? No, sto bene, anche se a Verona c'ho la casa, ogni tanto esco così, vado a cena con gli amici di Chievo, però mi dispiace tanto per la partita, però oggi era più fondamentale per Cesena che per Chievo, e io mi auguro che Chievo si salva più presto possibile, perché secondo me è una buona squadra che si salverà più presto possibile.